Buongiorno a tutti. Sabato 14 gennaio 2023, Monti Picentini occidentali. Sono in località Serrapiana, lungo il sentiero che porta in cima al Pizzo San Michele, una montagna alta 1567 metri, appunto del settore occidentale dei Monti Picentini. Il paese di riferimento è Calvanico, nell'entroterra di Salerno. Faccio una breve panoramica. Laggiù, a sinistra, la cima del Monte Mai, 1607 metri, sulla destra la cima del Monte Faiostello, 1574, mi pare. Ruoto un po' contro sole. Qui c'è la valle del fiume Irno, la mole del Monte Monna, che è alto circa 1200 metri, dietro l'albero il Monte Stella di Salerno, sullo sfondo due creste, la prima più bassa è quella delle colline di Cava. Alle spalle la catena dei Monti Lattari, si riconosce bene il Monte Avvocata, le creste del Demanio e le due cime del Monte Finestra. Più in lontananza, ma nascoste dalle nubi, la sommità dei Monti Lattari, cioè le tre cime, i tre pizzi del Monte Sant'Angelo, caratteristici ma che nella loro forma, ma che adesso non sono appunto nascosti dalle nubi. Questa qui, questo percorso, diciamo, davanti a me, è il percorso, il sentiero che percorre il facile crinale della Serrapiana. Magari al ritorno proverò a incamminarmi se avrò tempo. Per adesso, riprendo il cammino per l'ascesa al Pizzo San Michele, dove c'è il santuario e dove vedo che dal locale sempre aperto si alza uno sbuffo di fumo, quindi c'è qualcuno che avrà acceso un fuoco. A dopo. Sinistra Monte Monna, a destra il Monte Stella. Quei centri abitati devono corrispondere a Fisciano, Baronissi, Lancusi, colline di Cava e dietro Monti Lattari. Ruotando di poco l'obiettivo, il complesso vulcanico Somma Vesuvio. Si intravede a occhio nudo la linea di costa. Linea di costa del Golfo di Napoli, però c'è un po' di foschia. A dopo. Ed ecco che a una svolta nel tratto finale del sentiero si apre questo magnifico colpo d'occhio verso le due cime quasi gemelle, Monte Mai e Monte Faiostello, e sulla cresta, andando da destra verso sinistra, quella piccola cima bitorsoluta è il Tuppo dell'Uovo e la cresta più pianeggiante è Monte Garofano. Si intravede anche il bellissimo versante occidentale del Monte Terminio. Sulla destra il boscoso Colle Lungo. E qui c'è ancora un po' da salire, ma manca poco alla cima del Pizzo San Michele. E qui, sullo sfondo, il Vesuvio e altri rilievi intermedi fra i Monti Picentini e la linea di costa. Eccomi in cima al Pizzo San Michele, ho trovato un nutrito gruppo di operai che sta provvedendo al rifacimento della impermeabilizzazione
dei locali annessi alla chiesetta santuario. Spero che porteranno via i frammenti del vecchio tetto, non li lasceranno qui. Comunque c'è anche un simpatico cagnolino. Allora, in lontananza Monte Tuoro di Giusano, lo spettacolare versante occidentale del Terminio, con a sinistra la Colla di Basso e a destra il boscoso Collelungo. E questa è la bellissima cresta che collega la cima del Pizzo San Michele col Tuppo dell'Uovo. L'ho fatta una volta molti anni fa, sarebbe da rifare però con giornate un po' più lunghe. Poi la cima del Monte Mai e il Monte Faiostello. Si vede bene alle spalle del Monte Monta la linea di costa. Disturba le riprese. Stella di Salerno. Veduta della chiesetta santuario, il cagnolino non molla il suo interesse verso di me, non ho nulla da dargli da mangiare. Ecco sotto di me la cresta della Serrapiana, dopo ci vorrei fare una passeggiata fino al Pizzo del Capello, che è la sua punta più occidentale. Monte Palazzolo e alle spalle questi rilievi, non ne conosco i nomi. Quello più alto in fondo dovrebbe essere il Pizzo d'Albano, la montagna che domina Sarno e da cui nel 99 si staccò quella tremenda frana alluvionale che fece tante vittime. Da lì invece l'altura chiamata Monte Faliesi e sullo sfondo il Partenio, le cime di Montevergine, sulla destra il Monte Vallatrone. Splendido il colpo d'occhio sul versante occidentale del Terminio e il selvaggio vallone Matrunolo. Cosiddetta Serrapiana. Eccomi giunto presso un piccolo impianto di trasmissione, un ponte radio probabilmente alimentato con pannelli solari, non so se è funzionante o meno, mi sembra un po' malandato, onestamente, anche se qui vedo che ne è stato piazzato un altro, forse in tempi più recenti. Dovrebbe chiamarsi questo punto Pizzo del Capello. In effetti, la cresta della Serrapiana qui poi comincia a perdere quota abbastanza decisamente e si va ad abbassare, non so se si riesce a vedere laggiù dove c'è quella porzione di superficie libera dal bosco, lì siamo sui 950 metri di quota, no, 800 metri di quota, lì è chiamato sulla cartina Monte Palazzolo. Poi ricordo che da lì ero riuscito ad arrivare
Non so se si intravede quella punta con quelle rocce, di cui però adesso non mi ricordo il nome di quella punta, dovrebbe essere sui 1100 metri di quota. E vabbè, comunque in effetti la cresta si abbassa poi verso ovest sempre di più. Alle mie spalle invece c'è il Pizzo San Michele da cui sono sceso poco tempo fa. C'è un mulinello con un po' di foglie in aria. Quota 1200 metri, Pizzo del Capello, il piccolo impianto Ponte Radio, un po' di nuvole si stanno formando nel cielo che fino a stamattina ne era del tutto sgombro. Questo imponente versante del Pizzo San Michele, versante occidentale, credo. Devo tornare su quell'altro cucuzzolo, su quello appresso, poi da lì la cresta diventa abbastanza pianeggiante e salirà leggermente fino a immettersi sul sentiero principale. Facciamo un'altra piccola panoramica. Monte Monna, Monte Stella. Tutto controsole verso il mare di Salerno, i Lattari nella foschia e anche il Vesuvio ora si distingue piuttosto maluccio rispetto a stamattina. E quindi, signore e signori, buonanotte.